qualcosa della architettura? Sì. Tipo magari la videocamera sul bar. Una stondatura molto accentuata, anche perché potrebbe essere di origine naturale, però ci sono dei rilievi e dei tagli troppo netti, soprattutto questa parte qua, quest'incapo. Questo è il quarto delle pietre scicchiene, una pezza pure abbastanza grande. C'è una porta proprio. Sono le pietre sferoidali e questo tipo di pietra è rilevabile anche in Bosnia, vicino alle recenti piramidi scoperte appunto a Visoko. Nei dintorni di Visoko ci sono delle formazioni rocciose molto simili, molto stondate. Poi definirle la natura, non posso dire in maniera precisa, per il momento è ancora difficile, perché comunque sono pietre ancora non molto studiate, quindi bisogna provare. Il masso che vediamo qui, questa è la pietra più grande in questo luogo, e in effetti la cosa che balza subito all'occhio è il fatto che sia forgiata su delle pietre più piccole e che c'è un vuoto sottostante. È un po' strano per la conformazione, perché è una pietra gigantesca poggiata su delle pietre un po' più piccole, e sotto c'è esattamente il vuoto. Quindi bisogna vedere se è una caratteristica data da fenomeni di erosione, l'acqua che ha potuto scavare sotto la pietra, ma risulta molto difficile. Delle rilevazioni con un termometro a raggi infrarossi e un lettore di onde elettromagnetiche, però sembra tutto nella norma per il momento. Queste pietre, come quelle trovate a Nardo, sono tutte ricche di quarzo e si può ben vedere, ma proprio piene di quarzo. E il quarzo è un noto materiale per trasmissione di energia e quindi potrebbero essere in un punto. Questa è impressionante, è la più grande in assoluto finora. C'è la sorpresa, c'è la sorpresa finale, la sorpresina, il primo livello, il secondo livello è anche sopra, è un coperchio, quello non è un coperchio, non è una cosa sopra sopra, sta sopra dopo. Sì, non riesce a fare. Vedi là. La toppa deve andare. Mario, questo è molto più grande di Nardo, hai ragione. Molto più interessante. C'è pure il coperchio. Avrebbero dovuto fare quello, sì, bisogna trovare anche il resto del pezzo, però ormai mi sa che è altrove. Bisognerebbe semplicemente vedere se ci sono dei segni, dei chiodi. Sì, ci sono proprio i chiodi, non li vedete dove sono? Questi sì, no, dico sopra. Quelli sopra? Perché secondo questa tecnica il chiodo, il ponticello di spaziatura non è normale, o hanno provato una tecnica. Guardano qualcosa dell'America Latina, mi sembra di aver visto qualcosa di simile, gli stessi segni intervallati a... In quale zona dell'America Latina? America Centrale, non ricordo bene se Perù o... Dei colpi. Mandarini? Sì. Ragazzi, li conoscete che è un posto particolare? Sicuramente, è un posto molto particolare e bisogna approfondire tutti i segni che ci sono e soprattutto le caratteristiche delle rocce. C'è uno studio molto approfondito e serio da parte di qualche università che mette da parte innanzitutto le ipotesi e teorie di carattere geologico e poi prepara il campo, eventualmente ce ne sia bisogno, un'indagine diversa. Ragazzi, andiamo al posto più interessante, alla piramide. Esatto, andiamo. Un segno molto largo, scavato, è difficile che venga utilizzato per poi tagliare la pietra, o si sono fermati nei lavori oppure serviva per incastonare qualcosa e poi trasportare la pietra o quantomeno spostarla. Sta di fatto che questo non è... C'è granito, c'è di tutto. No, ma guarda, proprio qui che l'hanno tagliato ci sono i frammenti. Sì, sì, ovunque. Ci troviamo nel Bosco di Stilo, siamo in compagnia di Mario Tassone e di Alfina del Diving Center di Punta Stilo. Ci hanno accompagnato qui sulla cima del Monte Pecoraro, quantomeno nei dintorni alla cima del Monte Pecoraro, per analizzare, guardare con i nostri occhi e filmare delle strutture e anche delle pietre particolari in questa zona. In questo momento ci troviamo in un punto molto particolare, siamo su un'altura appunto del Bosco di Stilo e ci troviamo di fronte a questa struttura, è una piramide, molto probabilmente forse una torre d'avvistamento, comunque diciamo, queste informazioni ce le darà Mario e ci parlerà appunto della genesi o quantomeno delle teorie che possono spiegare questa piramide. Prego Mario. Niente, noi praticamente rappresentiamo il Diving Center Punta Stilo, che è un'associazione che si interessa praticamente a livello subacqueo ma anche culturale di valorizzare quello che è il nostro territorio. Ci siamo accorti attraverso delle nostre ricerche sul territorio che avevamo praticamente dei punti molto alti a Stilo, praticamente sul Bosco di Stilo, e attraverso delle cartine tridimensionali, e quindi abbiamo voluto fare dei sopralluoghi e chiedere delle informazioni. Poi ci siamo accorti che effettivamente c'erano dei monoliti molto grandi, né più né meno quanto quelle di Nardo di Pace, con anche c'erano pure dei simboli pure su questi monoliti. Quello che ci ha colpito questa piramide qui nel bosco, perché contiene al suo interno anche un monolita, e questo monolita ha pure dei simboli che noi abbiamo chiamato uniformi nella nostra profanità, ma poi io penso che qualcuno studierà meglio praticamente questo aspetto di questi simboli qua. Certo. Ci ha colpito comunque l'aria, perché nei dintorni anche praticamente ci sono... Sembra un sito di lavorazione dei tagliatori di pietra, quindi troviamo molti pezzi di pietra tagliata, qui e anche in altri posti. È praticamente una piramide nel Bosco di Stilo dove, dalle informazioni che abbiamo reperito, sono poche le persone che la conoscono, pochissime. Qualche giorno fa abbiamo voluto fare una statistica, qui c'erano delle persone dei taglialegna che addirittura lavorano da anni e non la conoscevano, per farvi capire questo. E niente, quello che ci ha colpito praticamente è che da questa torretta si riesce a vedere sia il lato ionico, quando abbiamo giorni di chiarenza, sia il lato terrenico ma anche lo stretto, e quindi praticamente è un posto secondo me strategico praticamente qui in questa zona. In questo senso si possono, diciamo, inserire e innestare i discorsi che riguardano le guerre, quindi forse era una torretta d'avvistamento della prima guerra mondiale o addirittura ancora più antica, dei Borboni. Ci sono dei segni appunto del passaggio in queste zone di personaggi famosi, alcuni sì, della sì, carboneria ad esempio. Sì, in particolare in questa zona è passato Achille Fazzi, che era un ex garibaldino e che è lui che ha scoperto tante cose importanti in questa zona. Qui ci troviamo nella zona di Ferdinandea e lui praticamente ha scoperto l'acqua di Mangiatorella, ha scoperto le miniere, e quasi sicuramente, visto che Garibaldi aveva portato la Giovine Italia in Calabria e quindi la massoneria, potrebbe essere questo sito un sito anche che è stato riutilizzato praticamente da questi gruppi, che praticamente è riutilizzato nel tempo, diciamo, perché la pietra, è stata conglobata dopo, secondo noi, all'interno di questa piramide. Certo. E dai segni che abbiamo visto pure in altri luoghi che vi abbiamo già mostrato, è quasi chiaro che sembrano dei luoghi di iniziazione alla carboneria, alla massoneria, ma è da stabilire. È da stabilire, certo. Ok, certo. Allora ci... Vabbè, lei l'ha chiusa? Sì. Perfetto, vabbè, andiamo direttamente su 1. Ok, allora Mario, vediamo questi segni su questo enorme blocco che serve per il basamento sostanzialmente della piramide. Vediamo quindi, sono due segni abbastanza profondi. Quello che ci ha colpito appena siamo arrivati qui sono stati questi segni o simboli che abbiamo trovato praticamente in questo monolite che è racchiuso nella piramide. Certo. Sono dei segni che comunque poi proseguono, ce n'è un altro solo che si trova nella parte bassa su un'altra pietra e quindi prosegue praticamente questo numero 3 che parte sin dal mare, da dove approdò Pitagora, per lui era il numero sacro, e si riporta piano piano anche qui sul Bosco di Stilo, sulla parte più alta della nostra area, praticamente della vallata dello Stilano. Esatto, quindi è una segnatura che bisogna indagare, quindi è una segnatura da indagare. Quindi... Secondo noi ci sarebbe da indagare, ci sarebbero da fare degli studi, da fare anche dei sopralluoghi qui. Con gli strumenti opportuni per poter valutare anche le datazioni di alcune lavorazioni. Sì. Giusto. Va bene, allora ci spostiamo e vediamo l'altro simbolo. Ok. Perfetto Mario, allora ci troviamo di fronte all'altro simbolo, è molto simile a quello che abbiamo già visto sulla piramide, questo è molto più accentuato. Cosa ci puoi dire riguardo, quantomeno le tue impressioni? Quello che ci ha colpito di questo simbolo è che è nettamente chiaro, voglio dire, non può essere un simbolo o qualche cosa lasciato, voglio dire, da un taglio così. È stato praticamente proprio creato, infatti si può notare proprio all'interno che è proprio molto delineato. Questo è quello che ci ha colpito e ha la forma pure cuneiforme, quasi tipo un cuneo. Segno che praticamente quest'area veniva praticamente segnata con questi simboli e segni. Esatto, e volevo farti un'altra domanda. Questo esola i segni nello specifico. In questa zona ci sono le pietre, abbiamo visto, enormi, non soltanto appunto nei comuni limitrofi, ma proprio su questa montagna. Ce ne puoi parlare? Quali sono le pietre più grandi? Le pietre più grandi che abbiamo notato sono le pietre del caricatore, che si trovano qui alle nostre spalle, comunque sempre nel Bosco di Stilo, e sono dei monoliti molto grandi, voi li avete visti pure poco fa, e lì ci sarebbe pure da studiare molto. Sono delle pietre che praticamente fanno notare che sicuramente qui in quest'area c'era qualcosa, voglio dire. Certo, dobbiamo praticamente analizzare ancora di più quantomeno il movimento che c'è stato sulla crosta per capire se ci sono alcune fratture che hanno una spiegazione di carattere geologico oppure se la stondatura è causa di altro. Certo. Anche perché sinceramente le dimensioni sono veramente colossali. Il grado di levigatura, certo non c'è una lavorazione rilevabile, almeno dopo tutto questo tempo, dopo tutta questa erosione, però la pietra è veramente sembra molto levigata, sembra molto stondata e sembra quasi adagiata dal cielo. In effetti è qualcosa da approfondire ancora di più. Ok, grazie Mario.